Salve amici, no, dai, lasciatemi un attimo, mi riposo. Intanto la rubrica, sì, c'è un'altra rubrica, riguarda delle foto, tanto vi spiegano tutto loro, il nostro fotografo. Intanto scusa se ti do le buonanotte, le foto, eccole qua. Ciao Andrea, ti ringrazio per la linea, vi sto parlando dall'interno del mio studio. Sono qua a presentare, diciamo, oltre alla stagione estiva, che come si sa benissimo va in, diciamo, in contemporanea anche con la stagione dei matrimoni, a presentarvi il mio lavoro. Il mio lavoro si può svolgere in molteplici modi. Quello che io adotto è uno stile interamente reportagistico, ovvero mi ritengo un invitato, tra parentesi, a un matrimonio, oltre che a un professionista che svolge il suo lavoro, un invitato perché voglio entrare all'interno del vostro matrimonio, lo voglio per prima cosa apprezzare, per il semplice motivo che riesco ad essere coinvolto e di conseguenza a raccontare la vostra storia del vostro giorno più importante nel miglior modo possibile. Uno stile totalmente diverso, per il semplice fatto che prima si dava delle, diciamo, delle dritte agli sposi: spostati, girati, abbassati, baciala. C'è chi comunque tutt'oggi mantiene questo stile. È ovvio che io non lo faccio e non lo farò mai, per il semplice fatto che non mi rappresenta. Ho bisogno comunque di sentirmi libero quando vado a fotografare, perché è una gioia, poi alla fine è un piacere per me, oltre ad essere un lavoro, è la passione che ti spinge, secondo me, a fare bene questo tipo di lavoro. Quindi di conseguenza mi viene automatico soltanto diciamo di impegnarmi a raccontare nel miglior modo possibile quello che poi vedo, che sia brindando insieme agli sposi, passeggiando, lasciandoli liberi di passeggiare in un bellissimo prato, in una corte o qualsiasi cosa sia, e essere lì pronto a cogliere ogni istante, ogni momento per rendere unico e immortalare questa sua giornata. Il consiglio che darei a chi si affaccia a questo fantastico mondo è quello di non pensare troppo alla composizione, alla tecnica, solo la tecnica, diciamo, della fotografia stessa, ma di lasciarsi un po' trasportare dalle emozioni e scattare tanto, perché il momento giusto non si sa mai qual è alla fine. Quindi portare a casa molte immagini ti aiuta anche ad avere una buona scelta e fare un buon lavoro.